Primo incontro con la stampa per il neoquestore di Catanzaro Mela di Ruocco nel corso della conferenza delineato obiettivi e strategie, a cominciare da un rapporto di fiducia con i cittadini, una maggiore collaborazione tra forze dell'ordine e una ottimizzazione del personale. Marisa Fallico, sentiamo. Dopo aver incontrato il prefetto Latella, il procuratore capo della DDA Gratteri, i vertici delle forze dell'ordine, il nuovo questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco, subentrata Giuseppe Racca, si è voluta presentare alla stampa e mediante essa alla città, alla provincia, con accanto il capo della Digos Fabio Gennari e il commissario capo Antonio Trotta, ha tratteggiato quali saranno le linee guida esplicative. A tal proposito le prime parole: io sono qui per servire la città e l'intera provincia di Catanzaro e per garantire loro il bene più prezioso, la sicurezza. I cittadini possono fidarsi di noi. Amalia Di Ruocco, napoletana, che dopo aver guidato le questure di Rovigo e Teramo ed essere stata funzionario presso l'ufficio ispettivo del Ministero dell'Interno, ha più volte rimarcato alcuni concetti. Uffici sempre aperti e disponibilità massima verso i cittadini in un'azione di fiducia reciproca e di collaborazione. Un reale coordinamento con le forze dell'ordine per facilitare lo scambio di informazioni e rendere più efficaci e tempestivi gli interventi, potenziamento della videosorveglianza, ottimizzazione dell'organizzazione interna. Adesso sono i primi giorni, quindi dovrò addentrarmi, dovrò conoscere meglio, ma anche con l'aiuto di chi si sta da prima di me e conosce meglio, in breve tempo sarò in grado di, insieme con i collaboratori, insieme con le altre forze di polizia, la polizia di giudiziaria sotto la guida dell'ottimo procuratore, per quanto riguarda il coordinamento politico sotto la guida dell'ottimo prefetto, il coordinamento tecnico che la legge affida al questore, io credo, spero di riuscire a migliorare quello che è buono, che già c'è, per carità, insomma, però nell'ottica del miglioramento continuo della pubblica amministrazione, anche noi in relazione a quello che succede, leggendo il territorio, leggendo le dinamiche, leggendo, puntelleremo meglio i nostri servizi cercando di continuamente soddisfare quelle che sono le richieste di sicurezza dei cittadini, cui loro stessi però devono collaborare.